Ciao Agliù. Allora, oggi parliamo di un qualcosa che è radicato nella visione di tantissime persone. Si vive oggi in funzione, dei propri desideri, delle proprie aspettative. Ma non si tiene in considerazione che potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita. Quindi che cosa facciamo in tutta la nostra esistenza? Viviamo in funzione, appunto, delle aspettative, dei desideri, di quello che noi vorremmo realizzare e perdendo proprio di vista il senso, l'essenza della vita. Noi ogni giorno viviamo sul filo del rasoio, ma non pensiamo a questo, altrimenti se noi dovessimo pensare ogni giorno che qualcosa accadrebbe, resteremmo paralizzati e non faremmo nulla. Però per dirvi, siamo in auto, siamo in autostrada, possiamo perdere il controllo per un'avaria del motore, per una distrazione o perché un altro conducente ci viene addosso. Possiamo scivolare dalla vasca da bagno, possiamo cadere mentre scendiamo le scale. Può accadere di tutto, perché noi non sappiamo esattamente il giorno in cui noi abbandoneremo questo corpo, indipendentemente dalla causa che avviene. Quindi proprio in virtù di questa sicurezza, non al 100%, al 1000 per 1000, che tutti abbandoneremo questo corpo in un giorno preciso che a noi non ci è dato sapere, vogliamo in un certo senso dare un senso alla nostra esistenza. Qual è lo scopo della vita? Qual è l'essenza? Perché siamo presi dalle cose di questo mondo, quando abbiamo un qualcosa che è mille volte migliore di questo mondo. E sapete cos'è? È la nostra essenza, è il nostro spirito. La vita è estremamente breve, è un battito di ciglia. È pur vero che noi siamo eterni, ma in questa esistenza stiamo vivendo un pezzettino di eternità. E quel pezzettino di eternità qui, in questa dimensione, in che modo lo manifestiamo? In che modo? In che modalità? Come siamo in questa dimensione, in quel pezzettino di eternità? Le cose di questo mondo sono allettanti, ma hanno una durata temporanea, terminano. È un processo che appartiene a questa dimensione. Qualsiasi cosa ha una nascita, una crescita e una fine. E noi ne siamo attratti, ma lasciando da parte che cosa? L'eternità di cui siamo composti. A quanto pare, togliamo a quanto pare, la realtà dei fatti è che non siamo attratti da noi stessi. Non alludo e non confondete con il narcisismo. Non siamo attratti da quello che siamo realmente. Perché? Perché è molto più facile vedere fuori che esplorare la nostra immensità. Quello che accade è che si fanno dei progetti. Acquistare un'auto, acquistare una casa. Ora, queste cose non è che sono sbagliate, però bisogna comprendere che tutte queste cose per ottenerle prevedono un sacrificio. Il sacrificio è
dedicarsi e avere il focus su queste cose. Che sia ben chiaro, non sto dicendo che sono sbagliate, ognuno può fare quello che vuole, ma il focus dovrebbe essere su noi stessi, sulla nostra essenza, perché queste cose, come abbiamo detto prima, hanno un inizio, una durata e una fine. Un'auto che si acquista costa una determinata somma, dopodiché, dopo qualche anno, viene svalutata. E noi, durante tutti questi anni, ancora siamo lì per poter pagare e avere l'ottenimento di questo desiderio, che tra l'altro, come ho detto, viene anche svalutato. Ma nel frattempo la nostra vita prosegue nell'ottenimento di quella cosa. Allora, cerchiamo di essere più precisi. Si sacrifica la propria vita per uno scopo, per un ottenimento. Invece, il vero sacrificio è sacrificare se stessi in virtù dell'essenza che siamo. Il vero sacrificio è non gli scopi di ottenimento in cose materiali che apportano un benessere momentaneo, ma dopo un po' svaniscono. L'esempio è l'acquisto di un'auto nuova. L'entusiasmo è nei primi mesi, dopodiché decade. Però nel frattempo siamo costretti a continuare a fare sacrifici per ottenere e quindi avere l'illusione di possedere quell'oggetto. Mentre il vero sacrificio è sacrificare se stessi in virtù di assaporare, gustare l'essenza che siamo. Quello che accade è che noi non diamo neanche un interesse marginale a noi stessi, non come ottenimento, perché lì mettiamo il primo posto. Noi vogliamo il desiderio, ma non mettiamo al primo posto realmente la nostra essenza e il nostro spirito. Allora che cosa siamo venuti a fare su questo piano? Per ottenere delle cose? E qual è il senso dell'ottenimento? L'appagamento? E cosa ce ne facciamo dell'appagamento quando questo appagamento svanisce? Siamo costretti ad avere altri ottenimenti per avere quel benessere che è temporaneo. È un appagamento dell'ego, non dell'anima. L'anima è ben diversa, non ha scopi di ottenimento, se non quello di manifestare la sua essenza, il dono che ci è stato fatto dal Creatore. Ora, è pur vero che non possiamo mantenere in modo continuo in questa dimensione questo stato di coscienza, però è pur vero che dovremmo interessarci, perché quando noi abbandoneremo questo corpo, non ci porteremo nulla e neanche l'appagamento delle cose che abbiamo ottenute, perché quell'appagamento svanisce, come abbiamo detto. Il vero appagamento dovrebbe essere la gioia interiore, trovare la pace interiore. La pace interiore non la trovi in questo mondo, perché questo mondo è esattamente il riflesso degli stati interiori delle persone che lo compongono, e gli stati interiori delle persone che lo compongono, la maggior parte, sono inerenti e dipendenti da questo mondo. La pace interiore la trovi dentro di te, escludendo questo mondo. Non essere dipendenti da questo mondo. Il Vangelo di Tommaso parla chiaro: quando scoprirai il mondo, scoprirai un cadavere. E cosa te ne fai di un cadavere? Digiunare dal mondo, che cosa significa? Appunto questo. Siete nel mondo, ma non siete del mondo. Quando sei realmente libero? Quando non sei dipendente? Beh, la dipendenza è appartenenza. Appartieni alla dipendenza,
appartieni a questo mondo. Ecco perché coloro che si distaccano dal mondo vengono attaccati dal mondo, perché non vengono riconosciuti come tali. E queste sono le anime che cercano in qualche modo di indicare, di dirigere il resto verso un percorso interiore, perché nel percorso interiore che troviamo Dio. Dio è dentro e fuori di noi, non è altrove. Il regno di Dio è qui davanti ai tuoi occhi e non lo vedi, perché è dentro e fuori di noi. Chiaramente fuori non vediamo il regno di Dio perché, come ho detto prima, la moltitudine di persone, di anime, sono dipendenti da questo mondo. Purtroppo le persone scelgono di essere povere, di vivere nella miseria, perché accontentarsi di una ricchezza mondana scaturisce proprio la povertà di spirito. Essere proprio assenti, non beati poveri di spirito, che è un altro senso. Invece di accedere alla vera ricchezza, al vero tesoro, quello interiore, si preferisce optare per le cose di questo mondo. La vostra ricchezza è lì dove è il vostro cuore. La vera ricchezza è lì dove è, dove si dirige, dove è concentrato il vostro cuore. Il nostro cuore dov'è concentrato? Riflettete. Per quanto riguarda il nostro cuore, c'è nell'antico Egitto un qualcosa che Horus aveva stabilito. Perché prima la credenza sosteneva che per poter accedere nell'aldilà bisognava portare dell'oro. Quindi era relegato sempre al mondo materiale. Invece Horus fece un qualcosa di diverso, proprio riferito al cuore, che si può riallacciare a quello che disse Yeshua. Se il vostro cuore peserà, sarà leggero come una piuma, allora potrete accedere nell'aldilà, quindi nel paradiso. Il cuore leggero significa un cuore puro. Se il cuore è più pesante, significa che è carico di pesi di questo mondo. È palese che per essere leggeri bisogna lasciare le zavorre. Le zavorre sono le cose che interessano questo mondo. Per poter volare, una mongolfiera deve lasciare dei sacchi di sabbia. I sacchi di sabbia sono, per analogia, tutto quello che noi cerchiamo di costruire e radicare su questo piano, perché poi entrano in gioco gli attaccamenti, i radicamenti. Per volare bisogna buttare, lasciare, andare i sacchi di sabbia. Così, allo stesso modo, per poter volare e quindi avere un cuore leggero, bisogna far sì che il nostro cuore sia concentrato non sulle cose di questo mondo, ma sull'essenza, sul tesoro, chi noi siamo e che abbiamo dentro. Ok ragazzi, io concludo. Mi auguro di essere stato utile per quanto riguarda queste informazioni, e cercare di metterle in atto. La differenza tra un essere umano e un altro, tra un'anima ed un'altra, è l'operazione, operare, agire, prendere un'informazione e sperimentarla. Soltanto così abbiamo l'esito.
E se tutti facessimo così, si smetterebbe di dire secondo me, secondo me. E secondo me è una insinuazione, una supposizione che si fa proprio per dare adito e sfoggio al nostro ego, perché è soltanto l'ego che parla in questo modo, e secondo me, non anima. Anima parla per certezza, perché anima sperimenta. L'ego invece si fa sperimentare dal mondo e crede che il tutto debba funzionare in questo modo. Va bene, ragazzi. Ciao, voglio. Alla prossima.